Donald, abbiamo delle domande per lei. Signor Trump, lei ha fatto grandi cose nella sua vita e mi chiedevo come posso, da persona media, cominciare a fare lo stesso. Beh, prima di tutto non pensare di essere nella media, si partita con la domanda sbagliata perché non sei mediocre, molto di positivo e mi sembri molto bella. Oggi siamo riusciti a far sì che la gente potesse vedere davvero il cuore di quest'uomo, che si facessero l'idea da soli e hanno scoperto che non è la persona che i media hanno dipinto. Lei lo supporta? Io lo supporto e tutti lo sanno. Conosco Donald da sempre, mi è sempre piaciuto. È un uomo fantastico, lo è, ed è mal descritto dai media, lo sai. È una persona ok, è un grande ego, ma è un uomo buono. Ha un gran cuore, è molto buono con la gente, è molto gentile. La gente questo non lo sa. Devi proprio togliere la parola mediocre dal tuo vocabolario, devi dirti che sei grandiosa e devi crederci. Se lo dici ma non ci credi, allora è inutile. Donald era un ragazzo che lavorava senza mettersi in mostra né retroscena, questo era. Prima che entrasse in gara per la presidenza molto tempo fa, entrò nel backstage e non ci potevo credere. Andò nelle cucine e diede mance di $100 a tutti senza dire niente a nessuno. Vado per strada e a New York la gente che mi vuole bene sono i tassisti, i lavoratori. Molti, e anche i suoi figli. Conosco suo figlio Eric, l'ho incontrato un paio di volte, è un ragazzo grandioso, un ottimo ragazzo, è come si dice, la mela non cade distante dall'albero. Vi piace Trump? Sì, è onesto, è tutto ciò che conta. Quelle sono lettere vere, non sono lettere da aziende e sono scritte a mano. Apprezzo le sue idee, non sono lettere da General Motors, sono lettere da persone. Bisogna avere cuore. Bisogna prendersi cura dei problemi di salute delle donne, bisogna prendersi cura delle povere persone che non hanno e che non avranno mai una chance. E bisogna prendersi cura degli afroamericani, non sono mai stati trascurati come oggi. Questo modo di parlare mi sembra quello di un presidente. E so che c'è chi ti ha chiesto se ti candideresti mai, lo faresti? Non penso che lo farei, probabilmente no, però anche io mi stufo di osservare ciò che sta succedendo a questo paese. Se dovesse continuare ad andare in peggio, non mi tirerei indietro. Penso che Donald Trump, dopo tutto, non sia solo un businessman. Penso che ami l'America davvero e penso che gli importi molto. Questo paese ha così tanto potenziale e lo amo. Penso che possiamo renderlo più grande di quanto sia mai stato. Bisogna avere una nazione e la gente sembra aver perso il suo spirito americano. Donald Trump rappresenta verità, logica e buon senso. È incentivato perché il suo interesse personale è legato al benessere del paese che dovrebbe rappresentare. Loro mi vogliono bene e io voglio bene a loro. E ti dirò una cosa, se vincerò la nomination repubblicana, vincerò il voto ispanico. Lo vincerò perché creerò lavoro. Sono ispanica e voterò Trump. Non votiamo il signor Trump. Seguite il signor Trump, è il candidato che farà qualcosa per voi, che vi farà rialzare. E ci rialzeremo, baby. Ci rialzeremo. Molto di quello che dice è vero. Sei spagnolo, dici così, sei sicuro? Come al tuo confine, sì. Wow. So cosa Donald Trump sta facendo, sta rappresentando l'assoluta disperazione, la rabbia, la frustrazione che gli americani provano verso un governo impazzito. Direi che vorrei solo sapere se ci fosse una sola cosa che vorresti che la gente ricordasse riguardo Donald Trump. Mai e poi mai arrendersi. Il potere del pensiero positivo penso sia molto presente in come è fatto Donald. Se diventassi presidente non mi importerebbe nulla della mia compagnia. Voglio usare quella stessa capacità, qualunque cosa sia, per rendere l'America grande di nuovo, ricca di nuovo. Signore e signori, sono ufficialmente candidato per diventare il presidente degli Stati Uniti e noi renderemo il nostro paese grande di nuovo. Non sottovalutate la forza di Donald Trump o vi gratterete la testa chiedendovi come ha preso la nomination repubblicana e vedremo il miglior dibattito della storia solo riguardo Donald J. Trump. Noi siamo qui per dire Donald Trump fino alla fine. Donald Trump ha formulato delle leggi sull'immigrazione molto rigide che garantiranno il lavoro alla comunità afroamericana. Spero che vada fino in fondo con l'idea di costruire il muro. Voglio solo far sapere a tutti che non tutti gli ispanici sono ciechi.
Sa cosa sono i soldi, da dove arrivano e come farne altri, piuttosto che ridistribuire i soldi altrui in cambio di voti. Non vedo una cosa simile all'intensità di Trump da quando ero piccola e Reagan era candidato. E dicevano che quello, Reagan, era l'ultimo battito dell'America. Se non ce la facciamo stavolta non avremo più un paese, non lo avremo più. Stiamo seriamente discutendo se Trump abbia la qualità o no da presidente? L'uomo ha grandi, grandi capacità di offrire. Questo paese è in debito di 19.000 miliardi di dollari e serve qualcuno come me per sistemare questo casino. Onestamente credo gli elettori americani guardino a quest'uomo dicendo: è bello sentire qualcuno che non è una femminuccia, che non è un politico e dice davvero ciò che pensa. Queste non sono persone stupide, questi sono patrioti americani e vogliono che il paese cambi marcia. Non voglio colori nuovi, voglio colori decisi, rosso, bianco, blu. L'America che ho visto negli ultimi decenni è assolutamente fragile e decadente. Quando ho visto quei ragazzi sulle barche in ginocchio, quella è un'immagine dell'America che non ho mai visto prima d'ora. I democratici, e non uno o due ma molti, stanno votando per Donald Trump, così come i repubblicani, e queste scene sono ovunque. Quindi posso dire che c'è un grande movimento in corso e devo dire che ci serve. Sapete, questo è un movimento, gente, non è più incentrato su di me. Non voglio sia centrato su di me. Riguarda il buon senso, fai la cosa giusta. La maggioranza silenziosa è tornata e ci riprenderemo il nostro paese. Ho un gran cuore, mi prenderò cura della gente. Mi assicurerò che il nostro paese venga prima di tutto. Non arriviamo più primi, né fra i primi 10. Ci prendiamo cura di tutti, tranne che dei nostri. E cambierà, diventeremo ricchi di nuovo. Saremo al sicuro di nuovo e diventeremo forti di nuovo. Non c'è nulla di male in tutto ciò. Non deve piacerci per forza l'immigrazione illegale, non siamo obbligati. Siamo americani e vogliamo che l'America venga prima. Perché non possiamo essere primi? Siamo pronti per un cambiamento, siamo pronti e le nostre forze armate meritano il meglio. In Medio Oriente, suppongo, abbiamo speso 5.000 miliardi di dollari. Avremmo potuto ricostruire i nostri ponti, le gallerie, le strade, gli ospedali, gli aeroporti. Avremmo potuto ricostruire il nostro paese. Avremmo potuto ricostruire il nostro esercito. Avremmo potuto occuparci delle pensioni. Avremmo potuto ricostruire tutto. Vinceremo così tanto, avremo vittorie dopo vittorie dopo vittorie. Vi stuferete a morte di vincere, verrete a me e direte: per favore, Presidente Trump, non riusciamo a sopportare così tante vittorie, per favore basta, non vogliamo più vincere. E io vi risponderò: vinceremo, non mi importa di quello che dite. Renderemo il nostro paese grande di nuovo, vinceremo, vinceremo e vinceremo. Noi renderemo l'America grande di nuovo.